Perché io schiaccio rec e mi viene da starnutire, forse questa luce la devo spostare, però ha più senso che non la metta qui a questo punto, forse anche vabbè, insomma. Che buio. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video svuota la spesa. Peraltro spesa fatta ieri, io come al solito in orari improbabili e quindi ieri non ero riuscita a filmare e ho mollato tutto quanto in un angolino, tanto non c'era praticamente nulla, solo una cosa, sì, che andava in frigo e quindi vabbè. Insomma, cose che come sempre non interessano a nessuno. Comunque, stavolta spesa fatta al Carrefour. Sono andata in un Carrefour che è a Latina, che è abbastanza grandicello. Quindi ero super felice, insomma, di poter curiosare tutte le corsie, perché io amo andare per supermercati. Ma non è andata esattamente così, purtroppo, perché io sono uscita di casa la mattina che c'erano tipo 7-8 gradi, ok? Quindi mi ero stratificata per bene. Avevo degli appuntamenti, delle cose. Mi sono ritrovata praticamente che c'erano 23 gradi. Io stavo morendo dal caldo. 23 gradi, ragazzi, 23 dai 7-8 di quando ero uscita da casa. Quindi cosa ho fatto? Prima di entrare nel supermercato mi ero tolta la felpa ed ero praticamente in mezza manica e con la giacca abbastanza pesante. Entro nel supermercato, comincio a girare tutte le corsie, era praticamente l'ora di pranzo, quindi avevo anche fame, in più avevo caldissimo e a un certo punto mi stavo sentendo veramente male dal caldo. Ho dovuto togliere la giacca, però sotto ero in mezza manica. Credetemi se vi dico che mi guardavano come fossi un alieno, semplicemente perché ero in mezza manica. Ma io dico, ma perché in questo paese ti guardano tutti? Ora io posso capire, siamo in giro, ci sono tante persone, ti può cadere un attimino l'occhio, ma è normale, ma rimanere a fissare le persone, ma perché? Livello inclusività di questo paese, proprio ragazzi, è una cosa impressionante. Riescono a metterti a disagio anche se semplicemente hai una mezza manica perché hai caldo. Va bene, comunque, aperta e chiusa parentesi, passiamo quindi al video svuota la spesa. Banana bio che vado immediatamente ad inserire nel mio nuovissimo cestino per la frutta. Guardate che bello, era da un po' che lo puntavo su Amazon. C'era sia così che oro rosa, però vi dico che qui praticamente abbiamo un open space, cucina e sala. I mobili della sala hanno i piedini neri, quindi alla fine ho detto no, ok, voglio assolutamente questo con il nero. Quanto è bello! Ammazza che grosse queste banane, ragazzi, sono gigantesche! Che carino il mio cestino della frutta, ok. Due barattoli di ceci, in realtà erano tre, ma uno l'ho mangiato ieri. Ah, poi ho voluto provare a prendere questi. Forse ne ho presi due, non mi ricordo. Datterini pelati però, perché in genere quando li prendo in lattina sono sempre anche con la buccia. E volevo provarli questi pelati, insomma. Pomodori pelati. Un pacchettino di noci sgusciate bio, perché ultimamente sto mangiando un sacco di noci. Ho ripreso un sacco a mangiare anche i semini, se vi devo dire, in particolar modo i semi di girasole e i semi di zucca. Devo andare invece a riprendere, ecco, mi sono dimenticata, i semi di sesamo, perché anche quelli li sfrutto parecchio, soprattutto ad esempio all'interno dell'hummus. Per carità, quando faccio l'hummus alla fine metto i semi che ho a disposizione. L'ho fatto con i semi di zucca, l'ho fatto con i semi di girasole, viene sempre bene. L'ho fatto anche addirittura con il burro di mandorle, non era male neanche quello, però i semi di sesamo, ok. Qui invece abbiamo quattro mele verdi, queste sono le Granny Smith, le mele Smith. Finalmente il mio cestino della frutta ha un po' di frutta all'interno. Comunque io amo le mele verdi, cioè più sono aspre e più mi piacciono. Qual è la vostra mela preferita invece? La piadina, quella sfogliata di Camut, che ragazzi è veramente molto molto buona. Se vi piacciono le piadine provatele, perché sono super buone. Sono un po' piccine, quello sì, però sono veramente molto 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 buone, leggere, fragranti, sono buone. Un pacco di patatine rustiche, queste del proprio marchio Carrefour, perché le volevo provare. Questo si è un po' ammaccato perché, come dicevo, ho lasciato tutto quanto accantonato in un angolo, quindi tutto uno sull'altro. Praticamente non ho trovato i triangolini questi con i legumi, insomma, della Fiorentini, perché in genere io prendo quelli. C'erano soltanto appunto del marchio Carrefour Brio. Ma che problemi ho oggi? Non riesco a parlare. Brio. Va bene, insomma, ho trovato questi del Carrefour. Erano rimasti tre pacchetti, li ho presi tutti e tre. Due pacchetti li ho mangiati io, uno mentre tornavo in auto, l'altro nel pomeriggio, quindi va bene. Sono molto buoni, unica nota negativa è il pacchetto eccessivamente plasticoso, per cui voi l'aprite e questo coso praticamente. Avete presente quando si rompe il vetro? Ok, che si fa una crepetta e poi quella crepetta si dirama immediatamente su tutto lo spessore del vetro. Ecco, questa plastica è così. Tu fai una piccola apertura, si spacca la plastichina, si apre tutto il pacchetto ed è una cosa che mi innervosisce.
garantisce abbastanza. Ah, questa ragazzi è pagata tanto, perché l'ho pagata proprio tanto tanto tanto, diciamolo. E quindi stavo anche valutando l'ipotesi di semplicemente farla lì. Però qui sono macinate, non sono tritate, probabilmente non è la stessa cosa. Vedete che cos'è? La farina di mandorle. Secondo voi, tritando le mandorle, forse non viene fuori una farina così asciutta, perché forse vanno ad uscire fuori gli oli? Non lo so, perché volevo provare a metterlo nel banana bread. Vediamo. Quel pacchettino lì è costato, se non erro, 4 euro o poco più anche, eh. Poi sempre di petti, sublime bio. Passata di datterini. Non ho mai preso la passata di datterini. Peraltro 100% pomodoro toscano biologico. Proviamo, sono molto curiosa, perché non so voi, ma io gradisco molto di più il sughetto fatto con i datterini o i pomodorini ciliegino. Insomma, mi piacciono veramente molto di più rispetto ai pomodori, insomma, tradizionali. Anche se ultimamente tutte le volte che faccio il sugo mi risulta sempre un po' acidulo. Ho provato anche a mettere un pizzichino di zucchero dentro, resta sempre quella nota acidula. Certo, la cosa migliore è prendere i pomodorini e farlo al momento, quello è proprio, si sa che è la cosa migliore, però fa comodo avere anche questi perché non ho sempre pomodori freschi nel frigo, insomma. Che gioia! Allora, l'ultima volta avevo preso i cracker sempre della Munilon Bianco, ma quelli integrali, ok? Perché volevo fare, no, vabbè, prendo quelli integrali. Raga, no, no, ma no, nel senso che erano sciapi, non sapevano di niente, cioè io mangiavo questi cracker, non mi davano la soddisfazione. Quindi ho preso i cracker accuratamente salati, quindi ho visto qui tutti i granellini di sale, ho detto ok, li prendo, fatta. Finalmente proverò della soddisfazione mangiando dei cracker. Perché comunque il cracker è utile quando viene quell'attacco di fame, così improvviso non sai cosa mangiare, di corsa ti prendi il pacchettino di cracker. Poi ragazzi, sono stata felicissima perché ho trovato questi. Non ho esagerato, nel senso ne ho preso uno e uno. Ora vi spiego. Questi dell'Alpro, io avevo provato esattamente questo al caramello con la base di latte di soia. E ragazzi, questo è qualcosa di spettacolare. Questo è spettacolare, cioè ha un gusto, ha lo zucchero dentro, tutto quello che ci deve essere c'è. Però questo è spettacolare, cioè veramente buono, 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 buono. E voi direte, perché ne hai preso solo uno? Perché ultimamente io non sopporto più la soia, nel senso che è veramente da tutte le parti, quindi mi stavo facendo un periodo facendo veramente attenzione a non prendere più non solo cose che proprio specificatamente sono di soia, ma anche proprio prodotti che contengono soia, eccetera eccetera. Infatti anche burgerini, cose, ormai non li sto praticamente più prendendo, proprio perché per la maggiore contengono tutti soia principalmente. Quindi per un po' ho detto basta alla soia e quindi ne ho preso solo uno, così proprio perché mi piace tanto. Dell'altro invece ne ho preso solo uno perché lo volevo provare, perché non so se poi mi piace, perché è con la bevanda vegetale di mandorla. Quella è particolare perché c'è questo sapore di caramello che è veramente molto molto buono. Quest'altro mi sono detta, ma alla fin fine, cioè comunque ha il suo costo, ok? Se deve essere semplicemente un bicchiere di latte di mandorla con il caffè semplicemente zuccherato, ma me lo faccio a casa, insomma non ho bisogno di questa confezione, che per carità è molto cute, perché vedete ha qui il beccuccio, cioè tolta il cosino te lo bevi così, è grazioso, ecco, è grazioso. Però se è semplice latte alla mandorla, anche no. Però questo vi dico che è veramente molto buono. Se lo trovate questo, provatelo, perché è super buono. Li metto in frigo. Ah, poi questi ragazzi, questi. Allora, qui c'è una storia dietro questi. Cannellini al vapore, semplici cannellini al vapore. C'erano questi e c'erano degli altri. Nessuno dei due era bio. Però quegli altri, praticamente sempre marchio Carrefour, avevano una confezione diversa e costavano tipo 40 o 50 centesimi in meno. Ho detto, perché costano di meno? C'è la stessa cosa, non capivo. E sono stata lì un pochino, ma alla fine io non ho capito. Perché posso capire che magari il prodotto bio costi un pochino di più. Resterà un mistero quanto pomodoro ho preso. Passerò le prossime settimane, ragazzi, a mangiare pasta al pomodoro. Ok, datterini, come l'altro. Ah, perché ho preso due di tutto, giustamente. Figuriamoci. Quindi la passata di datterini. Ho voluto provare quest'olio di alce nero, extravergine chiaramente. Che cute. Ma che cosa cute. Non la posso guardare sto oliva, raga. Felice. Meno male. Poi, altri cracker. Questi in realtà me li avete consigliati voi. Tanto io comunque cracker, grissini, ne mangio abbastanza. Anzi, quando esco me li metto nello zainetto. Me li tengo sempre in macchina perché capita l'attacco di fame. E
quindi li ho voluti provare. Perché diverse persone mi hanno scritto: no, devi assolutamente provare quelli col riso sopra. E ho preso questi del Carrefour. Poi ho voluto provare questo prodotto di Garnier che non avevo mai provato. Uno struccante bifasico per gli occhi. Struccante Occhi Express 2-1, è un bifasico. Garnier Skin Active. Comunque mi piace molto la Garnier come marca, quindi l'ho voluto provare. Dice che non lascia un film grasso. Va bene. Pacchettino di cocco macinato, bicarbonato. Ah, ne ho presi due, mamma, mi sono svenata. Ecco perché mi era uscito quel conto. Mi è uscito un bel conto qui, raga, ora capisco. È perché ne avevo presi due di questi di mandorle. Ma perché prendo tutta a coppia io? Ma non è neanche la stessa. Me ne ero neanche accorta. Spero sono di due marche diverse. Non ricordo il momento. Forse era il momento in cui io mi stavo sentendo male. Ah, questa peraltro è quasi in scadenza, quindi mi devo sbrigare. Cioè, questo scade tipo l'anno prossimo. Questo invece scade ad aprile. Va bene. Lascio maturare un paio di banane. Anzi, per quanto sono grandi ne basterà una. E faccio un banana bread e la utilizzo subito. E poi la bevanda vegetale di avena. Adesso che ho messo in frigo quello, mi è caduto l'occhio sul pane perché avevo preso anche il pane, che ovviamente abbiamo utilizzato un po' ieri sera, un po' io oggi a pranzo. Allora, ho voluto provare questi snack al riso. Ora io spero vivamente che non siano come quelle con il pacchettino blu, la patatina non patatina. Spero che non siano come quelli, perché se sono come quelli non mi fanno impazzire. Sacchetti per la pattumiera. Era un sacco che non prendevo questa pasta, la calamarata. Bella. Per concludere ho preso un pacchetto di farina integrale di avena. Io in realtà cercavo anche i fiocchi, però non li ho trovati. Poi, come vi ho detto, a un certo punto mi stavo sentendo male, quindi mi sono sbrigata ad uscire. Però io utilizzo molto anche i fiocchi. Ho trovato questa al volo, ho preso questa, tanto comunque per i pancake, per il tortino, per altre preparazioni che faccio, li frullo prima e così ce l'ho già pronti, via. E poi, perché mi stava finendo, ho ripreso la farina di farro. Perché ad esempio le crepe mi piacciono tantissimo fatte con la farina di farro, perché è come se venissero più elastiche, non vi so spiegare. Sono veramente super buone con la farina di farro. E niente ragazzi, con questo tutto. Ora devo sistemare il tutto. Io come sempre vi ringrazio tantissimo per aver seguito anche questo video. Vi mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao.